Buonasera, un saluto a tutti, ci troviamo a Guardialfiera, 27 luglio 2018, con l'amico Nicola Mastro Giuseppe, sempre pronto con la telecamera, per immortalare momenti importanti della vita della comunità guardiese e non solo, anche dei paesi qui vicino. Siamo alla terza edizione del Giro Gustando, un avvenimento molto importante organizzato alla Prologo di Guardialfiera, dove ci sono varie postazioni enogastronomiche dove il visitatore può gustare i vari prodotti della classica cucina molisana. Inoltre ci sono momenti di svago, momenti di musica, momenti di danza dove il visitatore può vedere tutto quello che succede nel nostro borgo antico, cioè Piedicastello. È un momento molto importante, una bella passeggiata, diciamo così, più una passeggiata sulla roccia. Vedere queste case costruite sulla roccia diventa veramente un qualcosa eccezionale. Quindi si va a gustare non solo i piatti tipici molisani, i vini migliori del Molise, ma anche una passeggiata nel Borgo Vecchio, dove possiamo trovare la casa di Francesco Iovine, la cattedrale con la Porta Santa e tante cose che andiamo a scoprire man mano che facciamo il percorso. Quindi invito Nicola ad avviarci verso il percorso enogastronomico. Sono in compagnia di Giovanni, un ottimo organizzatore della Prologo. Ci vuoi dare qualche informazione un pochino più approfondita del percorso? Allora, siamo giunti alla terza edizione di questo Giro Gustando. È un evento che sta veramente avendo un successo, nel senso che ci stiamo facendo conoscere e noi siamo felici perché questa è un'occasione per poter promuovere sia specialità culinarie della nostra zona del Molise, del nostro territorio, ma anche ci dà la possibilità di promuovere degli ottimi vini che hanno avuto anche premi importanti. Noi siamo felici anche perché poi stasera è una serata magica. Abbiamo l'eclissi di luna più lunga del secolo e noi siamo felicissimi di ospitare questo evento in questa giornata, perché tra le altre cose abbiamo allestito delle postazioni dedicate con dei telescopi, con delle persone che spiegano in qualche modo tutto il fenomeno dell'eclissi. Dove... Quindi è una serata magica. Assolutamente magica e noi siamo felicissimi, ci sta un sacco di gente. Ringraziamo anche voi che ci venite a farci visita a ogni evento. Lo facciamo per dare proprio la possibilità a chi sta fuori di poter anche loro partecipare in qualche maniera a quello che succede nel nostro paese. Assolutamente sì, e si sente già da lontano fisarmoniche che suonano e che riempiono di gioia questa bellissima serata. E per il percorso... Vede in mano che c'hai un sacchetto. Sì, questo è il sacchetto che con il nostro logo del Giro Gustando, che contiene il bicchiere per la degustazione del vino, quindi i visitatori che vengono qui nell'occasione dell'evento del Giro Gustando comprano un voucher, tramite il voucher è possibile con dei tagliandini usufruire di queste 5 coppie, di 5 ristoranti, a dire il vero sono 4 ristoranti e una pasticceria, perché poi abbiamo voluto quest'anno introdurre questa novità per poter anche dare la possibilità di assaggiare vini che diciamo poco conosciuti, che oltre al tradizionale rosso, al tradizionale rosato, al tradizionale bianco. E con questo sacchetto contiene il bicchiere, degustazione con il logo del Giro Gustando, poi il visitatore se vuole può restituircelo o può tenerlo per ricordo. Se lo può portare. Se lo può portare a casa. A qualcuno stiamo facendo la battuta: venite per 6 volte di fila, perché così fate proprio la collezione proprio da 6. È ormai, questo è un logo che... Ottima iniziativa. Sì. Assolutamente sì. Grazie. Grazie buona a te serata. Giovanni, e buon lavoro. E buon giro. Grazie. Grazie.
Ciao Tiziano. Ciao, ciao. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Bellissima serenata, da dove venite? La ringrazio, noi veniamo da, io da qua con le Croce, lei da Montefalcone Sagno. Come mai sei dedicato all'organetto? Ma io sin da piccolo ho avuto sempre questa passione dell'organetto, fisarmonica, anche, suono anche gli strumenti, chitarra, tastiera, un po' di tutto. Piacciono fare queste serate? Sì, sì, specialmente roba folcloristica, ce l'ho nel cuore, musica folcloristica. Molisano, nazionale? Sì, allora, noi suoniamo sia il folk molisano, ma essendo di minoranza linguistica croata suoniamo anche canzoni dal di là del mare, sì, canzoni croate, sì sì. La prima volta che siete stati qui a Guardialfiera? No, anche l'anno scorso siamo stati, sì, stavamo in un'altra postazione, eravamo in quattro, quest'anno in due. Va bene, la ringrazio e buon proseguimento. Thank you.
Tirate poi i bicchieri! Oh, se no che facciamo? Forza, datemi! Ok, signora bella! Sì, sì, Chardonnay! Molisano a tutti gli effetti. Che cosa faccio qui? Mi trovo in compagnia di Remo, assaggiatore di vino. Chiediamo a lui da dove viene. Assaggiatore, assaggiatore, ok, assaggiatore, non produttore. Da dove viene? Allora, noi Campobasso, la sede dell'ONAV, la delegazione alla quale io appartengo, è una delegazione regionale con sede a Campobasso. Siamo qui per promuovere il saper bere, il bere consapevole, ma soprattutto in una manifestazione come questa, un abbinamento accurato vino-cibo. Allora, il vino è tutto molisano, quello che stiamo proponendo noi viene da Petrella Tifernina, è uno Chardonnay in purezza biologico, questo che ha la stazione della quale mi occupo io. Ce ne sono cinque, tutte e cinque gestite dall'ONAV, alle quali sono affiancati dei ristoranti con altrettante postazione. La ringrazio. No, questa è una ricetta semplicissima. Questa è carne, tartare di vitello. Si scelgono le parti magre. Siamo con Monica e Giuseppe, ci hanno fatto sentire una bellissima canzone. Come mai ti sei avvicinata alla musica leggera? È una passione, non è il mio lavoro, però la musica fa bene, ci aiuta a stare bene, a coltivare emozioni, quindi... Hai una bellissima voce, complimenti. Fai esercizi il giorno? No, purtroppo no, non c'è... Tutto naturale! Ancora sì. La prima volta che vieni a Guardia Alfiera? No, abito in un paese qui vicino a Larino, però insomma quando ci sono manifestazioni del genere partecipiamo volentieri, quindi vi ringraziamo. Fai anche le serate? Beh sì, ogni tanto sì, nei bar, nei locali. Il genere preferito tuo? Beh, a me piace il folk, mi piace il country, il rock soprattutto, questo più o meno cerco di fare. Grazie per la tua testimonianza e buon proseguimento e complimenti della bellissima voce. Grazie a voi. Spensierata.
sono in compagnia di Angela che ha preparato la nostra ciambotta, un piatto tipico anche guardiese. Stasera come l'hai fatta? Buonasera a tutti intanto, sì, insomma, per portare un piatto della tradizione molisana e soprattutto guardese abbiamo preparato questa ciabotta. Per arricchirla un po' l'abbiamo messa in una focaccia, di una focaccia bianca. E molto saporita. Esattamente, non solo per insaporirla abbiamo aggiunto una spolverata di pecorino croccante. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. assaggiate. Sono in compagnia di Anthony con la fidanzata. Ciao Anthony, com'è la serata? Una bella serata, ci sono molte persone anche dei paesi limitrofi, quindi direi che la serata è riuscita bene anche per dare visibilità un po' al paese di Guardialfiera. Sono belle iniziative. Sì, un po' con il centro storico così particolare, queste rocce. Sì, sì, no, il centro storico che ha 1000 anni di storia, quindi è buono che si valorizzi anche questa parte del paese che è poco abitata, nel corso degli anni è, si è un po' spopolata, insomma. Gli assaggini come sono? Gli assaggini? Sì, no, tutto buonissimo, sia la parte, diciamo, del vino, delle pietanze, tutto buonissimo, bei ristoranti locali, ottime cantine, quindi consiglio anche ai turisti di venire qui a Guardialfiera in Molise. Ottima musica. Sì, sì, ottima musica, tra l'altro di un mio amico, sono bravissimi, hanno una scuola, il Villaggio delle Arti di Larino, insegnano lì, quindi tutto perfetto stasera. Poi a conclusione di questa atmosfera c'è anche l'eclissi. Sì, infatti anche da un punto di vista astronomico siamo stati una serata perfetta questa. Ti ringrazio e buon proseguimento, buon divertimento. Grazie a voi, buona serata. Grazie, ciao. Venite la bottiglia, ormai è finita la bottiglia. Sì. Da dove venite? Ah, da Campobasso, noi facciamo parte dell'ONAV, Associazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Che vino ci proponete stasera? Io nella mia postazione propongo la Tintilia Rosé di Catabbo, sì, ottimo, guarda, un bellissimo fruttato. Non è biologico, ma penso che ci si avvii, nel senso che già non può essere definito biologico, però la famiglia Catabbo si sta adoperando anche per questo. Grazie, buon proseguimento. Un video, facciamo qualcosa di...
siamo in compagnia di Roberto, che ci ha fatto sentire adesso questa bellissima melodia. Io posso definirla una dolce musica, è vero? Sì, direi di sì. È molto bella, è la prima volta che viene a Guardialfiera? No, vabbè, abito qui vicino, sono di Bonifro, però a suonare sì, suonare la prima volta questo strumento. Come mai sei stato inserito in questo percorso? E sono stato contattato da dei ragazzi che conoscevo qui e ho avuto questo piacere di suonare in questo bel borgo. Certo, è un'ottima iniziativa, intanto, poiché passando qui veramente è un suono molto gradevole. Da anni che suoni? Sì, diciamo, ho finito il conservatorio e sono 10 anni. Sono. Anche le serate ovviamente, no? Sì, sì, sono in orchestra, sono in, vabbè, dappertutto, diciamo, dove c'è possibilità. La ringrazio e buon proseguimento. Grazie a voi. Continuando il percorso nel centro storico incontriamo Renato, un artista. È la prima volta che viene a Guardialfiera? Sì, è la prima volta. Sono stata invitata da una delle responsabili, da Veronica, che mi ha visto che facevo ritratti e caricature a Termoli sul corso principale e mi ha detto di questo evento. Io ho accettato di buon cuore. Insomma. I visitatori sono contenti della vostra presenza, senz'altro, gustare un pochino... Beh sì, si incuriosiscono, vedono e probabilmente tra un po' inizieranno anche a sedersi e a fare da modelli. Va bene, la ringraziamo, buon proseguimento. Siamo con la dama. Sì, la dama dell'Ottocento, rappresento in questo paese Guardialfiera l'eleganza e la raffinatezza della donna di un'epoca ormai finita, però che è stata l'ultima donna elegante dell'era dell'Ottocento. E penso che è una donna che rappresenta molto questo paese e quindi è per questo che sono stata chiamata per rappresentare questo. Dà anche dei pensieri in questa notte di luna che esprimono comunque un desiderio di ogni persona e li dono a tutti quanti, sono scritti da me e questo è un messaggio che questa notte questo paese vuole dare a tutta la gente che viene qui. Ottima iniziativa, speriamo tanta fortuna a tutti. A voi, fortuna a tutti. Grazie. Che però scappano senza prendere. Continuando il giro incontriamo la signora, viene da? Da Campobasso, rappresento l'ONAV, Associazione Assaggiatori del Vino, per cui stasera abbiamo le cantine Gian Jacopo con un moscato che viene abbinato con dei dolci e veniamo da San Biase. No, è un naturale, sì. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento. Buonasera.
Nel percorso non poteva mancare il dolce, quindi da Castelmauro ci ho portato. Noi da Castelmauro abbiamo portato un dolce tipico, quello col mosto cotto, oppure un dolce diciamo, riferito maggiormente ai giovani e ai ragazzi, e se ci sono anche i bambini è una sfoglia con della pasta frolla intrecciata con dello zucchero. Ottimo prodotto. Sinceramente ci dobbiamo dar da fare, la nostra azienda da come vede esiste da più di 40 anni, bisogna darsi da fare e cercare di immedesimarsi nei gusti delle persone, perché se portavi solo il tipico può darsi che ai ragazzi non piace, allora devi cercare di entrare su tutti e due i settori, sia su chi è abituato al tipico e sia pure ai ragazzi, ci sono tanti bambini in giro. La ringrazio, buon proseguimento. Grazie a voi. Allora ci vediamo domani. Allora ci troviamo con dei giovani che vengono da Termoli, com'è stato il percorso? Beh, è stato molto piacevole devo dire, è un bel percorso tra Piedicastello dove ci stanno veramente dei bei palazzi antichi, è stato piacevole. Sì, la passeggiata insomma è caratteristica in mezzo a questi palazzi, diciamo delle case costruite sulla roccia e in più i vini e gli altri prodotti come sono stati? Ma sono stati veramente, devo dire, buoni e abbinati molto bene, devo dire, anche se non sono ovviamente un appassionato, però ho trovato piacevole il gusto sotto al palato. Anche noi, veramente, sì, tutto buono, bello, caratteristico, ci stiamo trovando bene e torneremo anche l'anno prossimo sicuramente. Quindi è un percorso da rifare? Sì, sicuramente. Beh, anche per cambiare un po' aria e venire qui. Per vedere cose nuove, insomma, perché, diciamo così, in questi piccoli paesi ogni paese ha delle caratteristiche particolari che vanno conosciute e valorizzate e anche godute. Certo, certo. C'è bisogno un po' di riscoprirle, secondo me, certe cose. È sempre un piacere alla fine. Certo, bisogna avere quella capacità di proporre delle iniziative come queste, ragazzi della Pro Loco. Esattamente, certo, anche perché uno se non rientra in una realtà più piccola come quella appunto di Guardialfiera non riesce di più ad apprezzare appunto queste cose, quindi sì, è una buona iniziativa. L'organizzazione mi sembra che è stata perfetta. Vero, concordo in pieno. Sì, perché anche questi momenti di intrattenimento musicale, di danza, poi la luce. Mai vista una organizzazione così, cioè... Una serata piacevole, dici? Sì, veramente, molto piacevole. Buon proseguimento. Grazie, sì. Arrivederci. Arrivederci.
magari una volta non sono andato, guardo alcuni del paese guardia fiera, hanno preso tutto quello che è giallo fosforescente, assume questa colorazione di cui si chiama giallo. Ci troviamo davanti alla casa natale di Francesco Iovene e troviamo l'angolo della fotografia. Sì, diciamo quest'anno io devo ringraziare la Prologo che mi invita ogni anno ad esporre qualcosa e quest'anno diciamo che ho voluto trattare il tema del ponte di Annibale che finalmente è riemerso, io lo aspettavo da tanti anni e finalmente l'ho potuto vedere. Come diceva un nostro paesano qua, ogni tanto il ponte fa ciò ciò. E diciamo che il fatto che il ponte sia emerso mi ha dato anche lo spunto per utilizzare una tecnica fotografica antica di stampa, cioè una tecnica che permette all'immagine di riemergere dalla carta e quindi diciamo ci sta in qualche maniera anche una similitudine, un significato a doppio, no, della fotografia. Questa è una tecnica di stampa che si chiama cianotipia, che veniva utilizzata soprattutto agli inizi del Novecento non tanto come tecnica fotografica ma come tecnica di riproduzione di testi proprio di scienziati. Tanto è vero che stasera, siccome ci troviamo in occasione dell'eclissi, fu inventata proprio da un astronomo, il quale ricopiava, faceva delle fotocopie con questa cianotipia dei suoi appunti scritti proprio su carta lucida. Insomma, mi piaceva riproporre del materiale digitale, che adesso si diffonde così facilmente, però con un po' di fatica in più, con un po' di arte in più e un po' di senso mio personale, qualcosa di personale. Queste in fondo sono tutte opere uniche nel loro genere, perché il composto chimico che permette lo sviluppo di questa stampa è un composto che va pennellato sopra volta per volta. Quindi lavoro molto preciso. Certo, sì, molto preciso. Questo che vedete è un lavoro che è durato qualche decina di giorni, perché bisogna avere le condizioni giuste di luce e bisogna avere anche del tempo, che io purtroppo, insomma, alternandomi con il lavoro nel tempo libero riesce a... esatto, io diciamo che la sera al buio preparavo il composto chimico e lo spennellavo sulla carta e di giorno sviluppavo poi l'immagine. Grazie per della bellissima iniziativa. Grazie. Complimenti. Il Parco delle Stelle a Guardia Alfiera, da Castelmauro a Guardia Alfiera, cosa proponete stasera? Prima di tutto buonasera a tutti, è stato un piacere partecipare a questa manifestazione, abbiamo portato un prodotto nostro di produzione propria, la ventricina e la pasta fatta in casa, che sono i crioli con sugo di ventricina. E abbiamo provato a fare questa manifestazione e sembra che è andata abbastanza bene. I visitatori sono contenti? Sì, 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 hanno fatto i complimenti, ma bene o male avanti hanno fatto i complimenti. Poi... Ma pure noi passando abbiamo visto da come gustavano il cibo, abbiamo notato insomma che era gradito. Sì, sì, no, sembra che hanno risposto abbastanza bene. Ringrazio tutti, alla Prologo e a tutti chi ci ha ospitati qua. Grazie, buonasera. Grazie a voi per il prodotto che avete portato. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie.
Continuando il giro incontriamo la signora, che vino proponete questa sera? Stasera in questa postazione si propone la Tintilia di Tenimenti Griego, il nostro vitigno autoctono, il vitigno principe del Molise, che è presente un po' in tutto il territorio regionale, da un'altitudine dei 200 metri in su. In questo caso le vigne sono tra Larino e Ururi, quindi intorno ai 300 metri, un vino molto elegante, sicuramente non un vino potente, elegante, con dei tannini molto sottili, per niente aggressivi e soprattutto sentori di frutta e di spezie come il pepe. Grazie, buon proseguimento. Sono con Davide, presenta un pochino i tuoi amici. Allora, Alessandro Petrocelli alla chitarra, Giovanni Credella alla chitarra e io, Davide Pilla, alla batteria. Che genere di musica proponete? Noi proponiamo, diciamo, andiamo dal jazz alla fusion, al funk, con qualche contaminazione rock, però comunque diciamo siamo fedeli alla tradizione jazz. Vi preparate quando fate le serate? Sì, sì, ci troviamo cioè, qualche settimana prima e proviamo per suonare per il giro d'ustanto, di solito suoniamo solo il giro d'ustanto noi, che siccome Alessandro studia a Roma, Giovanni studia a Siena, io sto qui e ci troviamo poche volte diciamo durante l'anno, quindi quando ci troviamo è sempre buona l'occasione. Lo fate per divertimento? Noi studiamo comunque musica, vorremmo che diventasse la nostra professione diciamo in futuro e ce lo auguriamo insomma. Allora io faccio tanti auguri, tanti in bocca al lupo, buon proseguimento. Dai, fateci sentire un altro bel pezzo che lo ascoltiamo volentieri. Va benissimo, grazie. Thank you.
Ok, stavo per finirli, Ceci. Vecchio frantoio di Palata. Sì. Ci propone Ceci Molisani col tartufo, lo scarzone molisano delle nostre terre, tra Palata, Acquaviva, Castelmauro. Va bene, la ringraziamo, abbiamo visto che i visitatori hanno accettato. Ho capito moltissimo, perché i ceci sono quasi finiti e quindi abbiamo elargito quasi 400 pasti. Credo che sia una soddisfazione. Va bene, la ringraziamo, buon proseguimento. Grazie, buona serata a voi. Siamo per completare il giro della degustazione. Com'è stato il percorso? Allora, io ancora finisco, devo dire, dobbiamo ancora passare per il dolce. Forse c'è un'altra bevuta. Sono situazioni che veramente ti riconciliano, perché stai a contatto con persone semplici, come dicevo prima. Si mangiano cose genuine, semplici. Prodotti nostri, che Molisani. Assolutamente, il vino è ottimo. Abbiamo degustato un'ottima tintiglia del buon Montepulciano, dei vini più leggeri, con i quali veramente oggi, stasera, siamo tornati a vivere. Io dico questo. Sì, anche i chef si sono impegnati al massimo per proporre dei piatti tipici. Cose semplici, buone e genuine. Io poi volevo fare, come dicevo prima, un appunto, cioè una nota di merito a questo paesello che io, guardi a fiero ovviamente, siamo qui, che io conosco da poco relativamente, comunque lo conosco da un bel po', però stasera ho scoperto degli scorci veramente che fanno invidia ai paesi più altolocati e più comunque rinomati della tradizione nazionale. Sì, Piedicastello quindi è un ottimo modo per fare la passeggiata tranquilla. Assolutamente, anzi mi riprometto di venirci il giorno, di giorno mi farò accompagnare da chi di dovere, da una local, quindi da una guardiese, che è a me molto vicina, e sicuramente vivrò ancora di più, godrò ancora di più. Ci sono tante storie da scoprire, perché c'è la cripta, c'è poi la Fisca Mammucci. Ecco qua, questa famosa, Valeria me ne ha sempre parlato, ma non ho mai avuto conoscenza della storia, perché poi ogni posto ha una storiella da raccontare che riguarda la tradizione popolare. La casa natale di Francesco Iovine, la Cripta, che non avevo mai visto. Poi sono venuto altre volte a vedere il presepe vivente, bello pure quello. È un po' duro, un po' difficile da praticare, perché qui fa freddo. Molto più che a Termoli, diciamo. È in collina, quindi... Però vale la pena anche venire a vedere il presepe vivente. Complimenti a questo paesello, che veramente io ce l'ho a cuore, al di là del fatto che sono vivo con una compagna di guardia alfiere, però me lo sto proprio scoprendo, e quindi spero di godermelo ancora di più prossimamente, anche con queste manifestazioni che mi vedranno sicuramente qui tornare. Anzi, l'8 so che c'è la sagra del tartufo, che io ho partecipato pure l'anno scorso, sono stato benissimo. Sì, la Prologo si sta impegnando per tutta una serie di iniziative. Complimenti, no, benissimo. Poi c'è il lago, che io poi amo guardare, perché poi faccio anche qualche fotografia particolare. Il lago, il bosco, il Guardia Alfiera ha tante potenzialità. Assolutamente, confermo. Complimenti alla cittadinanza, all'organizzazione di questi eventi da parte delle associazioni locali. Complimenti anche a chi dà visibilità
a chi ci sta riprendendo e chi, chi raccoglie la voce. Nicola è un grandissimo appassionato. Assolutamente, io lo conosco per altri motivi, sempre riguardando interviste. Interviste a freddo. Sempre pronto. Vabbè, ma non abbiamo paura della telecamera. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi e buona serata a voi, complimenti. Grazie. Fatta? Sì. Ciao. Splendida serata. L'unica cosa che mi manda sono i ceci. Allora, siamo qui a Piano dei Santi, troviamo questo bel gruppo sedute, quindi stanno digerendo tutto quello che... Sì, abbiamo bevuto, mangiato, tutto ottimo, buonissima degustazione. Che cosa è piaciuto di più? Il vino, soprattutto quello rosso. Va bene, da dove venite? Da Termoli. Quindi là vicino. Sì, sì, molto vicino. C'è qualcun altro che vuole lasciare qualche commento? Ormai siamo nelle battute finali. Com'è stato il giro? Un bel giro, ottimo. Io sono il marito della signora, quindi abbiamo fatto lo stesso giro. Va bene, vi ringraziamo. Bellissimo, buonissimo e bellissimo. Il percorso, bello, bellissimo. Che cosa è rimasto impresso di più della sera? Ma cosa è il vino bianco. Ma l'amaro beve di solito lei. Del capo. Qualche particolarità del centro storico? Le scalinate sono bellissime, toste ma belle. Grazie, buon proseguimento. Grazie a lei. Che oggi è il tuo compleanno, grazie della bellissima serata. Brava! Brava! Magari non posso fare tutti quanti.
Grazie, grazie a voi. Buona serata. Dove sta? Dove sta? Montreal, Montreal. Il grande Joe, grande Joe. Grande. Vuoi dire qualcosa? Parla. Di qualche cosa, dai, la televisione della zona qua. Guardialfiera? Providenti! Guardialfiera è un meglio paese della provincia di Campobasso, questo è garantito. Guarda dove Guardialfiera! Questa è dalla bara! Via da lì! Capito, dalla bara! Dalla bara! Io il cognato. Cognato. Lui è il figlio. Io sono due guardialfiere però, Bella roba. Dal capo pure qua, questo è Francesco, questo è Elfo, questo è Peppa, questo è grande Gretella. Ci troviamo qui sempre a Guardialfiera, girogustando con il sindaco Tossi Vincenzo. Sei contento della serata? Contentissimo, queste sono le manifestazioni dove il popolo di Guardialfiera ospita, diciamo così, tutti i cittadini dei paesi limitrofi e i turisti che vengono da fuori regione per trascorrere in questo periodo qui a Guardialfiera le loro ferie. È una manifestazione bellissima, sono 3 anni, questo è il 3° anno, dobbiamo cercare sempre di più di migliorare, di creare questi eventi proprio per far rivivere di più la nostra comunità. I commenti dei forestieri come sono stati? Sono stati bellissimi perché io passeggiavo insieme con loro, sentivo, non mi conoscevano e sentivo che sono rimasti incantati del nostro borgo che è molto bello. E in poche parole adesso la prossima manifestazione che faremo sarà quella del giorno 8 con la Sagra del Tartufo per il 2° anno. Questa è una sagra voluta principalmente dall'amministrazione comunale in collaborazione naturalmente con la Proloco e con Molise Gourmet che hanno creduto in questa manifestazione dello scorso anno che è stata una manifestazione molto riuscita e cercheremo quest'anno ancora di fare qualcosa di più importante per la regione Molise, diciamo, per valorizzare il nostro prodotto, perché qui a Guardialfiera c'è un prodotto, lo scorzone, il tartufo nero, che è il periodo, lo scorzone, il periodo del tartufo estivo, è proprio locale, ecco. Quindi Guardialfiera, centro storico, lago e bosco, quindi sarà la carta vincente per il futuro. Cerchiamo, abbiamo molte difficoltà sul lago, però per quanto riguarda il bosco che è di nostra proprietà già abbiamo preparato un progetto per valorizzare le nostre strutture che abbiamo, i nostri percorsi, le nostre fontane e creare un'area attrezzata per poter fare il solito picnic oppure diciamo così il Ferragosto, il lunedì in Albis e tutte le domeniche dove vogliono venire i cittadini di Guardialfiera o anche le persone dei paesi limitrofi a trascorrere una bella giornata al bosco per essere un po' più accogliente rispetto a come alla situazione come si trova attualmente. Ringrazio, buon proseguimento. Grazie e buon divertimento a tutti. Ci troviamo con la famiglia Cieri che viene da... allora avevo delle informazioni sbagliate. Sì, ho capito. Viene da? Provvidenti io. Da Provvidenti? Non è che da Montreal adesso. Sono 70 anni che sto in America. Sei venuto a Guardialfiera per le vacanze estive? Sì, no, sono venuto qui da Serafino perché c'ho certo affare da... Capito. Com'è stata la serata? Benissimo, bello, divertente, di lusso. Il percorso hanno proposto ottime pietanze, vini speciali. A posto, ci sono macchine più un fiume là. Tantissimi forestieri e tantissime... Tutti, bellissimo. Quindi ritorno in Canada con un bel ricordo. Sì, sì, e io vengo ogni anno. Quindi Guardialfiera se sta... Sì, io sono sposato qui a Guardialfiera.
per dire, ma allora sapevamo svegliata la sorella di quella. Ma mia moglie era una signora fronte a qui. La mia moglie era una signora fronte a lui. Va bene, grazie, buon proseguimento e buona permanenza a Guardia Alfiere. Siamo a conclusione della serata, sono con il presidente della Proloco, Angelo Antenucci. Facciamo un pochino il punto della situazione finale. Ma quest'anno siamo soddisfatti come lo scorso anno, la gente è venuta, si è divertita, ci hanno fatto molto, ci ha fatto molto piacere di questo, anche perché il borgo di Guardia Alfiera si presta a questo tipo di manifestazione, è curato e noi poi l'abbiamo abbellito con le nostre particolarità. Devo ringraziare le ragazze della Proloco che ci mettono impegno e cura nell'addobbare appunto il paese. Forestieri hanno apprezzato molto un pochino tutti, le pietanze, il vino, il percorso, la musica, le crisi, quindi sono rimasti soddisfatti e contenti. Sì, no, ci fa piacere, io ho parlato con un po' di persone e sono rimasti soddisfatti. Hanno detto che l'anno prossimo se lo organizziamo torneranno, ho parlato anche con delle persone che non erano italiane ma venivano dall'Olanda e sono rimaste molto soddisfatte. Quindi questo dovrebbe essere un mezzo per la promozione del territorio del paese. Sì, anche se si fa molta fatica perché le risorse sono poche, ci vorrebbe un po' più di collaborazione da parte di tutti. Quindi dobbiamo fare un appello a tutti i guardiesi, ai giovani, ai meno giovani, tutti, a ritrovare questo senso di appartenenza, a dare una mano alla Proloco per le organizzazioni. Ma io dico, quello che dici tu è giusto, più che alla Proloco è dare una mano al proprio paese, perché aiutando noi aiutano il proprio paese e questo ci aiuta a non morire come tanti borghi del Molise. La prossima iniziativa? La prossima iniziativa abbiamo l'8 di agosto la Sagra del Tartufo, poi abbiamo l'11 la Sagra degli Sfrincioni che sono tipici di San Giuseppe, il 12 il festival in memoria di Giampiero Paviolo, un giornalista della Stampa, e il 13 la corrida. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questo evento e venire a Guardia Alfiera perché c'è, oltre che il mangiare, un'area bellissima, anche una musica particolare. Certo, quello che dice è giustissimo, grazie. Grazie a te della testimonianza.